Dunque, il collegamento con Ascoli c'è. Con Ascoli ci sentono? Ascoli va bene, Presidente, sentiamo. Il signor Calò è presente? Sì, è presente l'imputato Calò, sì. Volevamo chiedergli una cosa. Dottor. L'avvocato si è allontanato. Sì, no, volevamo chiedere al signor Calò per domani, che se lui aveva un impegno, cioè come aveva risolto il problema per domani, per l'udienza di domani. Sì. Signor Presidente, domani io ho un procedimento, un processo, dunque, a Palermo. Qui... Io gliel'ho detto. E io gliel'ho detto l'altra volta, il giorno 22 sì. Avevo un'udienza a Palermo. Il programma di domani per... Dovremmo sentire Anna Pacetti, Tito Tesauri, Italia De Carolis, e se si riesce a citare Mortillaro. Sono posizioni che possono riguardare l'imputato Calò oppure... Diciamo, per la Pacetti sì. Sì, sì. Pacetti e anche De Carolis, sì. Sì, sì. Come possiamo fare? Lei non può rinunciare. Presidente, io non so cosa si discute a Palermo, non so cosa si discute a Palermo. Se io mi posso liberare di Palermo, non lo so. Basta che lei rinuncia. Che debbano fare a Palermo? Una volta tanto può rinunciare là, anziché rinunciare qua. Tanto se lo so, signor Presidente. Siccome lì è all'inizio, il processo è all'inizio, e io non so chi viene sentito. Sono testi che a me mi interessano non ascoltare. Lì a Palermo? Sì, sì. Come si può fare? Veda un po' se può rinunciare. Non lo so, io se da una parte o dall'altra. Senta, io posso fare una cosa, io quando verrò qua, perché lì sicuramente inizieranno più tardi delle 9:30. Vengo qui. Questo è che rinuncio. Le due testi che interessano a lei sono all'inizio, quindi cerchiamo di sentirle all'inizio. Se possiamo iniziare sì, magari, alle 9 domani magari. Mattina. Cerchiamo di iniziare un po' prima, se collaborano tutti, a iniziare alle 9 anziché alle 9:30. Quindi cerchiamo di anticipare. Perché lì anche... sicuramente prima delle... A Palermo prima delle 10 non inizierà sicuramente. Hanno gli orari del sud. Allora qui cerchiamo di cominciare alle 9. Va bene? Si dorme di più lì a Palermo. Sì, va bene, signor Presidente, vediamo. Allora rimaniamo così che cominciamo alle 9 se possibile. Sì, signor Presidente, mi scusi. Per quanto attiene alle escursioni di Mortillaro, io avevo, siccome è un test che ci interessa da vicino, io avevo già comunicato al Vittor che era stato fissata per l'udienza del 15 marzo. Adesso apprendo in questo momento che potrebbe essere sentito domani, quindi se fosse... Potrebbe diciamo... o è già fissata? Com'è? È in dubbio? Io avevo avvisato gli avvocati, tutti gli avvocati, che c'era questo progetto di citazione per Mortillaro. No, io però non sono stato avvisato, pubblico ministero. Sono state fatte telefonate a tutti gli studi. Comunque, mi dispiace che non sia accaduto questo. Comunque, materialmente non abbiamo l'assicurazione dell'avvenuta citazione, perché non è stato trovato ad oggi. Insomma, non si dovrebbe... Vediamo un po', adesso vediamo se eventualmente se si può sostituire con un'altra meno impegnativa. La sostituzione credo che non sia possibile, anche perché... Ma lei, avvocato Greco, ha bisogno di che cosa? Cioè di avvertire Vittorio che vorrebbe essere presente? No, io... A parte o dovrebbe fatto, studiarsi a parte, la... Esatto, a parte il fatto che domani pomeriggio dovrei partire perché c'è un processo e quindi domani pomeriggio mi allontanerei. Però, a parte questo, Mortillaro per me, io l'avevo dato certo per il 15 marzo, poi non ho avuto comunicazione, come dice il pubblico ministero, di questo cambio di programma. Vabbè, cerchiamo intanto di vedere se... magari non lo facciamo il pomeriggio, cerchiamo di farlo la mattina, così lei può assistere la mattina se viene. Pare che ancora non abbia avuto assicurazione. Quindi... era opportuno che ci fosse anche il Vittor, perché... Che non può venire, non fa in tempo ad avvertirlo per domani?
Sì, potrei anche, però, insomma, saperlo adesso, se l'avessi saputo anche 2 giorni fa. Ma pare che non sia neanche sicuro che no, sia. No, appunto, se fosse possibile sostituirlo. Allora vediamo, cerchiamo di risolvere anche questo problema. Intanto facciamo l'esame, siamo avanti, grazie, con l'udienza e poi vediamo. Allora, il collegamento funziona con Novara? Ci Buongiorno, sento? Signor Presidente da Novara. Dato da Novara che audio e video è tutto regolare. Se lei vuole, quando vuole, faccio entrare il test. Sì, facciamolo entrare, senz'altro. Pubblico Ministero, anche, qual è la situazione, la posizione di questo collaboratore? Cioè, credo debba essere sentito come testimone assistito, avendo egli in questa situazione il ruolo di persona imputata di reato collegato, è stato già sentito con gli avvisi il 3 marzo del 2004. C'è l'assistenza difensiva? C'è, è stato nominato l'avvocato d'ufficio che è qui presente. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, il suo nome l'ha già dato a verbale? Sì, ho dato la mia presenza, grazie. Perfetto. Va bene, allora non ci sono osservazioni da parte dei difensori. Allora, è presente il signor Cutolo? Signor Presidente Novara, l'imputato Cutolo Raffaele, nato il 10-12-40. Da quanto risulta all'ufficio. Va bene, allora il signor Cutolo mi sente? Signor Presidente. Sì, dunque viene sentito come testimone, però con il diritto all'assistenza difensiva e con l'obbligo però di dire la verità. Quindi lei non ha sotto mano la formula, ma insomma deve impegnarsi a dire la verità. Va bene, dica, mi impegno a dire la verità. C'ha la formula. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Oggi. Ecco, può rispondere alle domande del pubblico ministero, prego. Signor Cutolo, buongiorno. Vabbè, ma io confermo quello che... Buongiorno. Sì, non può confermo confermare. Quello che ho detto integralmente. Non può limitarsi non a confermare, deve rispondere alle domande, perché noi non conosciamo il contenuto del suo precedente interrogatorio, ha capito? Vabbè. Le faccio solo qualche domandina. Ah. Lei è detenuto da quanto tempo? Lei da quand'è che è detenuto in condizioni di totale isolamento? Dopo il caso Cirill, da 20 anni. Quindi diciamo, è giusto dire che dal 19 aprile 82 lei è detenuto in condizioni di totale isolamento. Sì, giusto, signor. Sì, giusto, signor procuratore. E vuole dire chi era Vincenzo Casillo? Era un mio amico d'infanzia. E dopo... Era un industriale, un mio carissimo amico. E in seno a... È morto. Sì, è morto. È stato ammazzato il 19 aprile 82, giusto? Sì, non lo so con precisione, comunque so che è stato ammazzato. Sì. E in seno alla NCO, alla nuova Camorra organizzata, che ruolo rivestiva Rosanova? Ma diciamo che era uno dei 7 che comandavano dal principio, comunque, come me. È giusto dire che era una specie di ministro degli esteri? Sì, così l'ho definito una volta. Allora, secondo l'accusa, Calvi fu ucciso il 18 giugno 82. In quel periodo lì, lei cercò di mettersi in contatto con Casillo? Ma non poteva avere nessun contatto perché per ordine del fu presidente Pertini era totalmente segregata all'asinario. E mini colloqui mi facevano fare. Quindi non poteva avere nessun contatto, solo per iscritto lui mi scriveva qualche cartolina e basta. Ecco, lei ha ricevuto delle cartoline da Casillo? Sì. Spesso mi scrivono, però con altri nomi.
E con che nomi? Come Lorenzo, Lorenzo, Renzo, Aldo, eccetera. Ecco, queste... Non capivo io che era Casile. Queste cartoline, queste cartoline provenivano da dove? Ma da ogni parte lui andava, comunque. In Francia, Londra, in Italia, dappertutto. E quindi anche da Londra nel periodo di giugno le ha ricevute? C'è opposizione, la domanda è suggestiva, Presidente. Cioè, non è possibile. Cerchiamo di rispettare, se no perdiamo più tempo. Va bene. Prego. Lei ha saputo che lei ha saputo se nel mese di giugno Casillo si trovasse a Roma? A Londra? Idem, Presidente, non è una domanda che suggerisce la risposta. Allora, lei sa dove si trovava comunque nel giugno dell'82 Casillo? Vedete, con precisione sono tanti anni, con precisione non lo posso sapere comunque. Però quando sono stato interrogato mi hanno detto che era a Londra. Io ho ricevuto delle cartoline, non so se le avete a fascicolo comunque, no? Perché ho avuto sempre la censura. Quindi, anche da Londra comunque, però non so specificare il mese, il giorno comunque. Ecco, come erano firmate queste cartoline che provenivano da Londra? Con che nome? Gliel'ho detto prima, Lorenzo. Lorenzo. O Aldo. Lorenzo. Senta, lei in quel periodo, il periodo 1982, ha avuto contatti con l'avvocato Madonna? Sì. Per quale motivo? Ho avuto contatti prima, non... è il mio avvocato. Ma non mi ricordo se ho avuto contatto dopo all'Asinare, comunque. Prima sì, che veniva a colloquio, comunque. Sempre una volta solo all'Asinare. Sì. Allora, ripeto, sono tanti anni, non è che ricordo bene. Lei seppe dove si trovava Casillo da una lettera dell'avvocato Madonna? C'è opposizione, Presidente, suggerisce la risposta in modo manifesto. Cerchiamo di fare le domande in modo da evitare queste continue opposizioni. Va bene. Allora, lei ha detto di avere avuto un contatto con l'avvocato Madonna, è esatto? Sì, comunque, sì, esatto. Comunque, lei, vedete... Lei ebbe contatti con l'avvocato Madonna nel 1982? Sì, ho detto di sì, ma ripeto, non mi ricordo se è venuto anche lì all'Asinara dopo, comunque. Ma anche mi scriveva, comunque. Ma comunque, le ripeto, io... Mi ha scritto anche, sì, di Enzo Casillo, come si chiama, l'avvocato Madonna, comunque. Ma vedete, magari Enzo Casillo c'entra nel delitto suicidio di Calvo, non c'entra proprio. Ora ci arriviamo. Intanto vediamo che cosa ha preso dall'avvocato Madonna con riferimento alla persona di Casillo e a dove si trovava. Ma io stavo all'Asinara totalmente isolato. Comunque, non mi ricordo dopo tanti anni, io penso che la lettera ce la dovete avere per forza, perché c'ho la censura comunque, no? Se poi l'hanno fatto sparire come tante altre cose, non lo so. Allora, io chiedo di contestare in aiuto della sua memoria quanto ha dichiarato il 26 aprile 94 e poi ribadito il 3 marzo 2004. In relazione a quale domanda è la contestazione, Presidente? Perché vorremmo sapere. Ha detto che non ricorda in relazione a cosa disse l'avvocato Madonna circa la posizione di Casillo, circa la
ubicazione territoriale del casillo nel corso del giugno dell'82. Allora, sentiamo se si ricorda se può adesso rispondere oppure no. Ha sentito, signor Cutolo, che cosa le aveva chiesto il pubblico ministero? Sì, ho Lei non, sì, ricorda, ho sentito. Non ricorda questa circostanza? Ma vedete, come vi ho detto, io stavo totalmente isolato e tuttora da qui sono 3 anni totalmente isolato, quindi la memoria non mi ricordo bene comunque. Vabbè, allora certamente le lettere le ho ricevute. Pubblico ministero può contestare. Pagina è l'ultimo foglio. Che Casillo fosse a Londra fino al giugno del 1982 lo seppi anche da una lettera dell'avvocato Madonna, al quale avevo fatto presente la mia necessità di contattare Casillo e che mi scrisse che il mio segretario Aldo si trova a Londra. Io capivo che Aldo era Casillo. Casillo doveva essere a Londra per affari molto importanti, per lasciarmi in una situazione così difficile. Non sapevo allora, ne ho saputo dopo, di che affari si trattasse. Ricorda questa circostanza? Sì, ma se l'ho detto, senz'altro, è così comunque. La lettera, vi la ripeto, l'ho ricevuta, anche altro comunque. Le ripeto, non so se lei ce l'ha, fascicolo. Senta, lei in quel periodo, come le ho ricordato adesso, si trovava in difficoltà. Vuole spiegare perché si trovava in difficoltà? In che senso mi trovavo in difficoltà? Che stavo totalmente isolato, come adesso. Ormai ci ho fatto il caldo da tanti anni. Dopo aver salvato la vita dello Stato di Cirillo, mi mandarono all'Asinara. E da allora sono totalmente isolato. Ho 41 bis o non 41 bis. Mi hanno dato un bel premio. Quindi lei voleva cercare... Forse questa è la difficoltà. Questa è la difficoltà. Sì, prego. Quindi aveva bisogno di Casillo per risolvere questo problema? Ah, è normale, perché era lui che era latitante e i signori del potere lo facevano venire in carcere a colloquio da me, quindi lui poi doveva risolvere quello che mi aveva fatto successo dopo il caso Cirillo. Sì. Lei? Sì, senz'altro lo cercavo di capire, di sapere dove stavo per fargli fare qualcosa, per farmi togliere da quell'isolamento che dura proprio tuttora. Sì, è un lunghissimo periodo di detenzione, in effetti ha ragione, signor Cutolo. Sono 20 anni che sto totalmente isolato, ma totalmente isolato, non a chiacchiere. Senta, lei ha detto che aveva aiutato lo Stato per il sequestro Cirillo, per la liberazione dell'assessore Cirillo. Vuole dire che cosa aveva fatto? Ma lo sanno, lo sanno bene come è stato fatto il processo a Napoli, il procuratore Lepore comunque l'ha scritto bene nella sentenza, tra l'altro comunque. Sono venuti da me tanti personaggi, anche Casillo e Agolari, i quali erano latitanti, e li facevano entrare con i tesserini dei servizi segreti, per far liberare Cirillo, cose che io ho fatte comunque. Però io ce lo dissi già prima quello che mi facevo, poi mi facessero un certo potere dello Stato, cose che ha fatto, le ripeto, e da loro, dopo il fatto Cirillo, che il presidente Pertini mi mandò all'Asinara, e lo sono tuttora totalmente isolato. Sì. Ecco, lei ci vuole dire se ha incontrato anche esponenti politici per riuscire a liberare o per fare in modo che lei si impegnasse per liberare Cirillo? Ma è stato fatto un processo a Napoli comunque, c'è la sentenza definitiva comunque di questo comunque, no? Ma poi che tiriamo a fare i politici di allora, di adesso comunque? Senta, un'altra cosa.
Lei ha saputo, sa che Calvi fu detenuto nel corso dell'81? Sì, sì, lo sapevo comunque. Sì. E l'ho anche aiutato, penso che l'ho detto in istruttorio, no? Sì, lo ha detto, però vede, il problema è questo, che lei dovrebbe ripetere quelle cose che sono state dette in, in fase di indagine. Io, da quello che mi ricordo, io non so che io non so a posto mio, dopo 20 anni di totale isolamento, specialmente in questi ultimi anni, la gente si ricorda, come mi ricordo ancora qualche cosa io comunque. Sono passati tanti anni, mi ricordo che Calvi stava, era andato in carcere, non so, in carcere qui a Lode, non mi ricordo con precisione. E dice, poiché gli altri detenuti lo maltrattavano perché aveva i soldi, volevano i soldi da lui, Enzo Casilli e altri mi pregarono di non farlo maltrattare, cose che io feci. Sì, lei come ha saputo, diciamo, da chi ha saputo che Calvi era maltrattato in carcere? Sì, l'ho saputo lì ad Ascoli, da Enzo Casillo e altri, ma da Enzo Casillo maggiormente. Da Enzo Casillo. Quale fu l'atteggiamento di Calvi dopo che venne liberato nei suoi confronti? No, logicamente di gratitudine, ma no che ha avuto a che fare con me, sempre con Casilli, che era cutolo fuori comunque, no? Penso che si sono incontrate, poi sanno loro quelle che hanno fatto. Sì. Lei è stato ringraziato? Sì, ma sempre ringraziato per bocca di Casilli comunque, no? Che so che si sono incontrate poi fuori comunque. Sa se Calvi abbia manifestato la sua gratitudine direttamente nei confronti di Casillo in maniera concreta, facendo qualcosa, dandogli qualcosa? No, questo non lo so, ma comunque l'ha ringraziato e come, perché lo maltrattavano molto in carcere. E diciamo col mio intervento lui è stato benissimo, anche se in carcere. Vorrei che adesso ci spiegasse cosa ha saputo in ordine ai rapporti tra Calvi e Casillo una volta che Calvi è uscito dal carcere. Signor Procuratore, io dopo non ho saputo più niente perché sono stato totalmente segregato alla Sinal. Quindi poi non era obbligato a farmi sapere tutto, perché Casilla, le ripeto, era cutolo fuori, quindi poteva fare tutto quello che era ciò che volevano. Allora, in aiuto della sua memoria vorrei ricordarle quello che lei ha già dichiarato il 26 aprile 94, dove disse, ripeto, che dopo la scarcerazione i rapporti tra Calvi e Casillo erano diventati piuttosto stretti. E poi scusi un attimo che completo, il 3 marzo 2004, nel ribadire quanto già ha detto, ha dichiarato, dopo il mio intervento per aiutare Calvi a Lodi, so che Casillo fece affari con Calvi, nel senso che anche per conto dell'organizzazione NCO aveva rapporti con Calvi. Casillo consegnava denaro provento delle attività della NCO a Calvi, il quale provvedeva a riciclarlo. Ricorda queste circostanze? Se l'ho detto lo confermo, ma comunque queste sono cose che ho saputo su qualche processo che andavo a fare da altri miei coimputati. Ecco, da chi ha saputo queste circostanze? Ecco, signor Procuratore, sono tanti anni comunque, sui maxi processi e altri processi che mi incontravo con altri miei coimputati, qualcuno mi ha detto, per dire, come Davide Sorrentino ed altri comunque, era anche uno più vicino a me, Davide Sorrentino, ecco, Davide mi hanno detto di queste cose.
Sì, Davide Sorrentino. Diciamo, in che anno, grosso modo, ha incontrato Davide Sorrentino? Ci può aiutare a capire quando è stato questo contatto? Ma con precisione non mi ricordo, ma su qualche processo a Napoli, come anche il processo Cirillo, durante il processo Cirillo. Sui tanti processi, con precisione non vi so dire su quale adesso. Senta, lei sa se Casillo avesse rapporti con appartenenti a Cosa Nostra su Roma? Ma credo che già gliel'ho detto, non era, io non lo so, non lo so, ma comunque non era possibile comunque. Perché Enzo Casillo era per la Senta, lei sa se si siano tenute delle riunioni presso i Nuvoletta al fine di raggiungere la pace nel napoletano? Ma quando ero io libero comunque. Quando ero io libero sì, poi dopo non lo so. Ecco, quando lei era libero a quali anni si riferisce? Quando mi sono allontanato da Versa, il 79-80. Ecco, vorrei ritornare in ordine a quelle cartoline che lei ha ricevuto da Londra. E sì. Come lei già ha detto... Le ripeto, io l'ho ricevuto da... Ogni mese ricevevo delle cartoline da Enzo Casillo, da tutte le parti, dall'Italia e dall'estero. Ho capito. Prego. L'interesse in questa occasione è limitato alle cartoline che lei ha ricevuto da Londra. E volevo sapere due cose, perché lei già ha dato indicazioni. Quante cartoline ha ricevuto da Londra e quando è arrivata l'ultima cartolina da Londra? Signor Procuratore, le ripeto, sono passati tanti anni comunque. Comunque le posso dire che, se credete che già l'ho detto in istruttorio, comunque è stato... È stato, insomma, da Londra, ma non mi ricordo con precisione, dovrei dire una menzogna. No? Allora aiuto dando le lettura di quello che lei ha dichiarato il 3 marzo 2004. Lei ha detto, ho ricevuto da Londra 3 o 4 cartoline da Casillo. Sì. L'ultima è arrivata una settimana, 5 o 6 giorni prima della morte di Calvi. Erano cartoline di saluti. Dopo poi le faccio un'altra domanda. Signor Presidente, signor Procuratore, se l'ho detto a loro, ne sono passati tanti anni, senz'altro lo confermo comunque, no? Se l'ho detto a loro, che mi ricordavo ancora, adesso non mi veniva in mente comunque. Adesso che gliel'ho ricordato lo rammenta, lo ricorda? Sì, l'ho detto, sì. Presidente, ho ricevuto 3-4 cartoline. C'è però opposizione, perché questo verbale è un verbale riassuntivo. Si dà atto che l'interrogatorio è stato registrato, la difesa è stato depositato ieri per la prima volta questo verbale del 3 marzo solo nella versione riassuntiva e non nella registrazione che pure risulta esistente. Quindi io formulo fin d'ora richiesta di avere la registrazione e eventualmente di risentire Cutolo per verificare poi la registrazione, non perché evidentemente si pensi a un verbale falso, ma perché il verbale riassuntivo comunque è una sintesi di una registrazione. Quindi io comunque formulo fin d'ora la richiesta che la difesa sia messa a conoscenza della registrazione della deposizione di Cutolo. Il Ministero lo ha a disposizione questo signor Presidente, nastro. L'altro giorno ho avuto occasione di conferire con il collega dell'avvocato Borzone, un avvocato De Cataldo,
nel rappresentargli la situazione, gli ho detto che c'era la cassetta, che se voleva potevo attivarmi per fargliene fare una copia. Mi è stato risposto che non era necessario e ho anche rappresentato che non era stata disposta la trascrizione. Pubblico Ministero non è andato affatto così, lei mi ha detto che poi questo qui è successo ieri. Pubblico c'era Ministero, c'era una persona presente anche. Sì, sì. Vabbè, ma non c'è, il problema non esiste, non è andata così, anche perché, scusi Presidente, per una questione logica, se il Pubblico Ministero non ce l'ha, non penso che l'ha sentita lui con le cuffiette, non ce l'ha, non ha potuto fare la trascrizione, neanche avrebbe potuto duplicare la cassetta. Io non è che ho detto non mi importa di averla. Comunque non è andata così. Avvocato, io gliel'ho chiesto e no, pubblico ministero, non vuole, chiesto no. di non complicare le cose che non sono, che sono semplici. Non voglio, c'è voglio, o non c'è la trascrizione cassetta? Non c'è, la cassetta c'è, certamente, allora, però la trascrizione non è stata fatta. E si darà la copia della cassetta, loro sentiranno la cassetta, vedranno se c'è qualcosa che non risulta dal verbale riassuntivo, eventualmente in quel caso, se c'è la necessità per loro di risentire su alcuni punti che non risultano dal verbale riassuntivo, risentiremo il signor Cuto. Intanto andiamo avanti con l'esame, non creiamo dei problemi che non esistono. Va bene, ecco l'altra domanda. Signor Cuto, la morte di Calvi con la presenza di Casillo a Londra? Perché la doveva collegare? Se era stato un suicidio, non so, perché la doveva collegare con Enzo Casillo? Enzo ci andava spesso a Londra, non era la prima volta. Dal verbale risulta, pagina 3, che dopo io ho collegato, erano cartoline di saluti, dopo io ho collegato la morte di Calvi con la presenza a Londra di Casillo. A me fu detto che Casillo era a Londra per affari, niente di più preciso. Sì, sapeva che era per affari a Londra, niente di più. Ho potuto anche collegarlo comunque, perché sapeva che si conoscevano con il signor Calvi comunque. Ma niente di, sapeva soltanto che era per affari lì, non so perché, con chi. Quindi lei l'ha fatto questo collegamento tra la morte di Calvi e la presenza di Casillo? Sì, credo di aver, può darsi che di averlo pensato. Sì. Senta, abbiamo parlato delle riunioni presso i Nuvoletta al fine di raggiungere la pace prima. Lei sa se Casillo vi abbia partecipato a queste riunioni? Ma non lo so, ma comunque certamente può essere che, ripeto, Enzo Casillo poteva fare tutto. Sì. Senta, lei ha ricevuto delle proposte di pacificazione tramite detenuti da parte di Nuvoletta? Ma sì, ma quando stavo io fuori comunque, le ricevevo comunque. In carcere, dico, mentre lei era detenuto, intorno al 1981, 82. Ma può darsi anche che l'ho ricevuto, ma sono tanti anni sul procuratore. Da altri detenuti, logicamente. Lei prima spontaneamente ha detto qualcosa relativo a Casillo e alla sua partecipazione all'omicidio in relazione anche alla presenza e alla partecipazione di altri. Ecco, che cosa intendeva dire all'inizio della sua deposizione? Quando io non adesso, in che senso? Domande. Adesso, in questo momento? All'inizio della sua deposizione. E ho detto? Cosa ho detto? Allora, io semplicemente per correttezza ho cercato di richiamarle il punto, ma non ho l'esigenza di approfondire il dato. Senta,
Su Roma vi erano persone che si occupavano della gestione degli interessi della nuova Camorra organizzata oltre a Casillo? Ah, per me era Enzo Casillo, comunque. Poi se altri stavano vicino a Enzo Casillo, non lo so, senz'altro può darsi di sì. Ecco, lei ricorda il nominativo di Nicolino Selis? Sì, era un mio amico, della banda della Maiano, ma era un mio amico. Quindi era in contatto con e lei? Quindi? Sì, sì, mi è venuto a trovare anche quando ero latitante. Senta, lei ricorda chi sono Corrado Iacolare e Pasquale Scotti? Penso che lo ricordo bene. Iacolare sta all'estero comunque. Iacolare è uno che veniva con Enzo Casilla ad Ascoli. Pasquale Scotti lo conosco soltanto di nome, so che è latitante da 20 anni e più, non lo so. Lei sa se Iacolare e Scotti siano stati introdotti nell'ambiente romano criminale? In caso positivo dica... Ma Iacolare c'era... Chi. Sì, Iacolare c'era sempre nell'ambito romano con Enzo Casillo. Scotti non lo so. Con lei quando è stato sentito... Cioè, vi ripeto... Il 26 aprile... Iacolare Scotti... Quando è stato sentito il 26 aprile 94, va bene. Allora, vediamo se ci sono altre richieste di intervento. ...introdotti da me nell'ambiente romano tramite Casillo. Lo ricorda? Ma da me, da Enzo Casillo senz'altro, ma non da me, perché io stavo in carcere comunque. Iacolare e Enzo Casillo stavano sempre insieme. Può darsi che anche Scotto stava sempre con loro, comunque. Che era uno dei principali, diciamo, della NCO. Senta, lei ha informazioni in ordine alla stampa di volantini a favore di Calvi? Sì, forse i soliti volantini che sono usciti a galla anche nel processo Cirillo, comunque. Volantini che sono stati fatti da Cerra, da Nuzzo se non sbaglio e altri, non mi ricordo. Non dire. Già l'ho detto, credo. No? Sì, lei ha parlato di Pazienza, Casillo e Nuzzo, che avevano fatto stampare di questi volantini ma... favorevoli a Calvi. Sì, ma era il risultato anche nel processo Cirillo, comunque, sì, l'ho detto. Volevo ricordarle anche una circostanza di cui già ha parlato, che deve intendersi come sollecitazione al ricordo, visto che avevo già fatto una domanda in precedenza. Lei ha dichiarato il 26 aprile 94, so che Calvi manifestò anche materialmente con una somma di denaro la sua gratitudine per Casillo, e che da quella conoscenza nacquero anche dei rapporti di affari. Quindi sì, sapete, stavano in rapporto di affari, ma non mi ricordo di queste gratifiche in soldi. Non lo so, signor Presidente, non mi ricordo bene. Comunque lei, diciamo, lo ha dichiarato nel 94, ecco, questo particolare. Lo conferma quest'oggi? Sì, se l'ho detto comunque, ma non mi ricordo. Sì, sì, l'ha detto, risulta nel verbale del 94. Vabbè, allora lo confermo, se l'ho detto, se è verbale lo confermo. Va bene. Non ci sono altre domande. Pensori. Va bene, allora possiamo andare. Non la questione. No, aspetti che non è finita ancora. I difensori le vogliono rivolgere delle domande. Presidente, avvocato Oliviero. Personalmente una domanda mi interessa, cioè quella di approfondire ciò che francamente al pubblico ministero stranamente non interessa approfondire.
E cioè, Cutolo, io vorrei chiedere qualcosa su cui lei è stato sempre coerente, io l'ho sentita anche al processo di Perugia per l'omicidio Pecorelli, e cioè sulla distanza... Fuori di Andreotti. Mi sente? Mi sente? Sì, la sento, prego. E cioè, sì, la sento, signor Presidente. Sentirla, cosa c'ha lei da dire sulla distanza abissale che lei ha sempre professato, non so se si può dire professato o sbaglio, in tema di rapporti tra voi della nuova Camorra organizzata e la mafia siciliana? Sì, noi della NCO siamo, c'è stato veramente sempre un abisso tra noi e la mafia siciliana. Ci sa dire... Sì, sì, sempre comunque. Sempre, se le ho sempre dichiarato, gli riconosco questa coerenza. Ma sa dire alla Corte, personalmente lo so, ma sa dire alla Corte per quali motivi c'era questa distanza abissale fra voi e la mafia? È perché noi eravamo campani, la mafia era siciliana, comunque la mafia doveva stare in Sicilia e noi in Campania, comunque finché sono stato io, poi dopo non so più niente. Cioè sostanzialmente lei vuol dire che c'è questa opposizione quando... Mafia siciliana si inserì in attività economiche svolte dalla Camorra a Napoli? Ah, non lo so se si inserì, ma comunque a me non mi stava bene comunque. E l'ho dimostrato con i fatti. Non c'è dubbio. Ora, se la pensavi esattamente come lei... Sicuramente, avvocato. Non credo che stavo in contatto con questi signori. Lo escludo proprio tassativamente. Ora, mettiamo una data. Le ha ricordato ormai il pubblico ministero. Giugno 82 muore Calvi. Lei riceve, lo ha sostenuto e glielo ha contestato il pubblico ministero nel suo interrogatorio, di aver ricevuto anche lettere di Madonna successivamente alla morte di Calvi. Mi segue? Sì, ma Madonna come avvocato mio mi scriveva sempre, avvocato. Sì, sì, siamo perfettamente d'accordo. Ove ci fosse stato un eventuale accordo, cioè se Casillo avesse contravvenuto a questa che era una linea di condotta coerentemente tenuta da voi nei confronti della mafia, Madonna l'avrebbe avvertita, avrebbe avvisato in qualche modo. O meglio, lei ha mai avuto notizie che Casillo ha mai cambiato opinione su questo? No, non esiste comunque che Casillo cambiasse opinione. Comunque, penso che lei sa la storia dell'avvocato Madonna. La so, io la so. Era un giovane che io ho fatto studiare in carcere e poi è diventato avvocato comunque. Quindi no, ma Enrico Madonna mi faceva sapere tutto comunque. Ecco, le faceva sapere tutto. Mi faceva sapere tutto. Quindi se avesse cambiato opinione Casillo, linea di condotta, Madonna l'avrebbe avvisato. Me lo dicevo senz'altro, sa anche perché? Perché non andava tanto d'accordo con Enzo Casillo, Madonna. Uh-huh. Quindi fatto sapere senz'altro. Avrebbe avuto un motivo in più. Sì, ecco, subito me l'avrebbe fatto sapere. Ecco, l'avrebbe fatto sapere. Grazie Presidente, io non ho domande. Prego. Avvocato Borzone. Buongiorno, Avvocato Borzone, difesa Carboni. Senta, signor Cutolo. Signor Cutolo, lei sulla morte di Roberto Calvi ha notizie? Che non siano quelle dei giornali, ovviamente. C'ho notizie quelle che sapeva loro dei giornali, adesso nemmeno i giornali lo leggo più comunque. Ci aveva notizie dai giornali, avvocato. Comunque, perfetto, lei questo già l'aveva detto, ma volevo soltanto avere conferma. Sì, già l'aveva detto, ma sapevo che si fosse suicidato, poi non so più niente. Quindi... Se c'entrasse Enzo Casillo, lo sapevo senz'altro comunque. Certo. Senta... Lei ha detto
Lei conosce o ha sentito parlare, naturalmente ad esclusione dei giornali, da qualcuno di Carboni per avere un ruolo nella morte di Roberto Calvi, Carboni Flavio? Ho letto qualche volta il suo nome sui giornali, comunque per televisione l'ho sentito, ma no, no da persone dirette. Casillo non gliene ha mai parlato? No, ma io non ho avuto modo più di parlare con Casillo. Ma lei l'ultima volta... Comunque che... non me ne ha mai parlato, mai... Prego, prego, ma Casillo non me ne ha mai parlato. Se ci fossero stati contatti con questo signor Carboni, non lo so. Lei quando è che ha parlato l'ultima volta con Casillo? Quando ci fu la questione Cirillo o anche dopo? Ecco, ecco, quando c'è stato il caso Cirillo, Casillo era latitante e me lo portavano in carcere da me per salvare Cirillo, per convincermi, cosa che mi fece convincere. So, da allora non l'ho visto più. Senta, anzi, sono stato accusato anche della sua morte, che poi sono stato assolto. Sì, c'è stato un processo in cui lei è stato accusato. Sono stato assolto, sì, dalla Corte d'Assise di Roma. Senta, lei ha detto che Casillo è stato più volte a Londra. Sì, è perché ho ricevuto cartoline soprattutto da Londra, dalla Francia, comunque, no? Da qualche altra parte. Comunque. E allora le chiedo, lei è stato... Dice che vedete, Casillo aveva fabbriche di jeans, comunque, ci andava per commercio, credo anche. Sì, lei ha detto, le ha contestato il pubblico ministero alcune sue dichiarazioni che riporterebbero alla ricezione di 4 cartoline da Londra nel giugno 82, però lei è stato sentito su queste circostanze nel 1994 la prima volta, quindi comunque erano passati 12 anni dall'82. Ci vuole dire com'è possibile che lei possa dire con sicurezza che si trattava del giugno 82? Ma io non so se ho detto con sicurezza che si trattasse del giugno 82, senz'altro le cartoline le ho ricevute. Poi le ripeto anche a lei, avvocato, tutta la mia corrispondenza viene fotocopiata e perché c'ho la censura, anche nel caso Cirillo, però tante cose non sono state trovate comunque, no? Chissà, quando le cose servono scompaiono comunque. Comunque io l'ho ricevuto senz'altro, però con precisione, sinceramente non le posso dire che l'ho ricevuto prima, dopo il suicidio di Calvi. Comunque queste cartoline erano cartoline, che cosa c'era scritto sulle cartoline? Ma un abbraccio per dire saluti, Lorenzo o Aldo comunque, come ricevo quello che ricevevo sempre, con qualche frase che io potevo capire solo io, tra l'altro. Ho capito, ma non c'erano riferimenti? Ma ripeto, io non so se... No, non c'erano riferimenti, ma se ce l'avete a fascicolo potreste leggerle, io vi direi anche che voleva dire Enzo Casillo in quella frase. Io non so se l'hanno trovato o meno. Quindi, diciamo, lei sulla certezza delle date che fossero... No, dopo tanti anni, avvocato, le chiedo scusa, ma non mi ricordo per niente. In ogni caso... Non può nemmeno immaginare come si è stato... totalmente isolate da tanti anni. Non lo posso immaginare, certo. Senta, ma lei ha detto che Casillo le risulta che è andato più volte in Inghilterra, a Londra, eccetera. Non ha memoria di quante volte? Quando mi hanno arrestato all'80, ma lui anche prima ci andava, avvocato comunque, non è il fatto che ci andava solo in questo periodo, comunque. Ci andava anche prima dell'80 comunque, quando io ero latitante, dopo comunque, ci è andato sempre comunque, in tutto è girato il mondo Enzo Casillo. Quindi senta, il pubblico ministero le ha contestato che lei aveva fatto un collegamento tra le cartoline e la morte di Calvi, ma era una sua deduzione? Sì, era una mia deduzione così comunque, sapete, quando si fanno delle interrogatorie, allora si deduce una cosa
nel senso che ho ricevuto queste cartoline e le ho allegate al suicidio di Gallo, perché poiché si conoscevano può darsi si sono visti lì, ma non lo so, non posso dire una menzogna. Comunque sia, lei, alla domanda che le ha fatto l'avvocato Olidiero, lei ha detto che c'è proprio una antitesi totale tra lei, Casillo e la mafia. Se lo ricordo, totale. Lei ha usato una frase icastica. Si sa la storia. Se avete elementi per dire che c'entra la mafia, allora non ci può entrare Casillo. Se c'era la mafia, non ci potevamo essere noi e viceversa. Esatto. Giusto, giusto. Se siamo stati noi, non sono stato loro. Comunque poi no, io non so niente di questa situazione. Comunque, le ripeto, stavo isolato. Comunque non c'entriamo per niente noi, totalmente. Comunque. Grazie, non ho altre domande. Non ho altre domande da parte di questo. Grazie, avvocato. Aspetti, non va. L'avvocato Greco, prego. Signor Cutolo, scusi, sono l'avvocato Greco difensore Prego. Di Silvano Vitor. A proposito dell'avvocato Madonna, mi sente? Sì. Ecco, sì, la sento, avvocato. Le risulta che l'avvocato Madonna è stato arrestato per associazionismo camorristico nell'87? So che è stato arrestato a Chicago, sì. Ecco. Lo sa, penso a Chicago. Non so. Sì, la domanda è questa. Le risulta che Madonna aveva appreso che da Casillo che egli aveva partecipato all'omicidio di Calvi? No, a me non mi risulta comunque, però l'ho letta a qualche parte, su qualche giornale, perché come si chiama? L'avvocato Madonna quando l'hanno arrestato a Chicago ha finto di fare il pentito per tornarsene in Italia. Era meglio che stavo lì perché poi l'hanno ammazzato. L'ultima volta che ha visto l'avvocato Madonna, quando è stato? Sicuramente prima che mi mandarono all'Asinara comunque. Non ricordo con precisione se all'Asinara l'ho visto o meno, però senz'altro lui è venuto anche all'Asinara con l'avvocato Cangemi e con i periti psichiatri comunque. Però penso che credo che non l'hanno fatto entrare comunque, che avevo l'avvocato Guisa e l'avvocato Cangemi, quindi più di due non potevano entrare. Credo di no all'Asinara. Comunque prima mi veniva a trovare ad Ascoli, a ogni carcere che io stavo. Sì, un'ultima domanda. Quando nelle famose cartoline che sono state inviate da Casillo a lei, Casillo si firmava col suo... Avvocato, le chiedo scusa, ma ci sono queste cartoline lì a fascicolo? Così gli potrei spiegare meglio comunque. No, la domanda è questa, volevo sapere se Casillo si firmava col suo nome o con uno pseudonimo. No. Credo che già l'ho detto, comunque si firmava sempre con il nome Lorenzo oppure Aldo. Sempre così. Oppure? Si Aldo. Va bene, grazie. Aldo. Non ho altre domande. La ringrazio. Nessun altro difensore. Grazie. Nessun altro dei difensori deve rivolgere domande. Signor Cutolo, senta, mi scusi. Lei ha detto che Casillo era... Mi sente? Sì, prego. Lei ha detto che Casillo era il Cutolo fuori. Ha usato questa espressione. Che cosa intendeva esattamente dire con questa espressione? Che poteva fare a decidere tutto quello che avrei fatto io se avrei stato fuori. Ripeto, era Cutolo fuori Casillo. Ma Cutolo fuori... È che maggior per cui non potevo stare collegato, come l'ho letto su questo processo, in qualche cosa mi hanno detto, collegato con la mafia. Sì, ma lei ha detto pure che Cutolo era il suo rappresentante all'esterno, al di fuori del carcere. Quindi... Dire che era il suo rappresentante, mi scusi, mi faccia finire. Dire che era il suo rappresentante Casillo. È in contrasto con quello che ha detto adesso, cioè che poteva fare tutto ciò che lui riteneva giusto. No, ma fare. Vedete, queste mie espressioni le potete leggere anche in tanti altri processi, tanti anni fa, il processo civile e tanti altri anche prima, che ho sempre usato questa espressione che poteva fare tutto, Enzo Casillo fu. Tutto nel senso. Poi mi faceva sapere ogni cosa, comunque, voglio precisare. Quindi, in un modo o in un altro mi faceva sempre sapere tutto, quello che avesse fatto. Ma nel senso che prendeva anche ordini da lei? O poteva agire autonomamente? Prendeva ordini da me, comunque. Come? No, poteva anche agire, però poteva anche agire, che il signor Presidente, comunque.
Poteva anche agire, però mi doveva far sapere. Far sapere prima comunque. Che lei comunque rimaneva il vertice, il capo dell'organizzazione? Sì, è così comunque. Ecco, infatti sono in carcere solo io. Quindi per questo che lei dice che non è possibile che il Casillo abbia partecipato all'omicidio di Calvi? Ma signor Presidente, io lo ripeto tassativamente, non avrei modo di mentire comunque, lo escludo tassativamente comunque, che avesse contatti con altri comunque. Lei ha parlato, poi due volte ha detto il suicidio Calvi, come mai ha parlato di suicidio e non di omicidio? Quello che io so mi risulta un suicidio, poi non lo so. Da che cosa le risulta? Del suicidio Calvi. E dai giornali, perché riusciva a leggere in carcere comunque. Quello che diceva. Dai giornali mi pare che invece hanno parlato sempre di omicidio più che di suicidio, cioè hanno parlato di. Anche l'ipotesi di omicidio. Parlavano di suicidio come ipotesi fatta in Inghilterra, ma già fin dall'inizio si è ventilata l'ipotesi dell'omicidio. Quindi sui giornali lei avrebbe potuto leggere l'una che l'altra ipotesi. Sì, in Italia questo si diceva, prima il suicidio, poi hanno anche fatto l'ipotesi della morte, che è stata ammazzata comunque. E lei invece ha creduto... Ma questo si leggeva invece poi. E lei ha creduto all'ipotesi del suicidio? Ma dal principio sì comunque, poi certamente non sta a me deciderlo, perché è un po' complicato il suicidio come è stato, dove è stato fatto. Ah, perciò che io le chiedo come mai lei parlava con sicurezza di suicidio, volevo sapere se... Questo poteva derivare da fatti che sono a sua conoscenza? No, a mia conoscenza niente, signor Presidente. A mia conoscenza non so niente, soltanto delle ipotesi che fa un carcerato isolato. Senta, poi si è detto da più parti che Calvi aveva avuto modo di riciclare, diciamo, denaro che apparteneva ad organizzazioni criminali, quali la mafia o anche la camorra. Questo le risulta? Non mi risulta, signor Presidente. Non l'ha mai saputo? Se Enzo Casillo l'avrebbe fatto, penso che me l'avrebbe fatto sapere. Ma se non le risulta neanche... Ma penso di no. Non ha mai sentito che l'abbiano fatto altre organizzazioni criminali, sempre camorristiche, ma non della sua della nuova camorra organizzata? Ma io penso che in Campania c'è stata solo la NCO, poi non c'è stata più niente. Ci sono stati mezzi mafiosi. Vabbè, comunque a me non mi risulta niente. Quindi lei non è in grado di dire nessun'altra cosa riguardo a questo fatto? E riguardo anche no, personalmente non mi... Ma le posso dire quello che ho letto sui giornali, come si leggono tante cose sui giornali. Va bene, il pubblico ministero voleva dire altre cose? Per quel che serve sono due piccoli chiarimenti. Il primo è questo. Prima lei ha confermato la circostanza, quando è stato sentito dal PM, relativa ai tempi di ricezione delle cartoline, in particolare dell'ultima, che lei ha detto è arrivata una settimana, 5 o 6 giorni prima della morte di Calvi. Parlo delle cartoline scritte da Casillo. Poi la domanda... Poi diciamo lei ha confermato questo, lei l'ha dichiarato in epoca relativamente recente, cioè il 3 marzo del 2004. Ma l'ho detto qui a Novara. Mi scusi. A Novara, l'ho detto qui a Novara. Sì, lo ha detto lei. Poi la domanda del... difensore di Carboni, di uno dei difensori di Carboni, ha detto che i tempi, le date non le ricordava più. E a questo punto io devo chiedere, ma
Allora, che cosa lei ricorda? Che cosa ci vuole dire? Signor Procuratore, le voglio dire che quando si fanno degli interrogatori, specialmente con un uomo che sta totalmente isolato da tanti anni, no? E allora mi può venire anche alla memoria delle cose, comunque, che si è associato a questo fatto delle cartoline, comunque, perché senz'altro io le cartoline le ho ricevute, e se non mi sbaglio, non so se era lei, comunque, no? L'ho invitata anche a trovarle queste cartoline, comunque. Sì, lo ricordo. Quindi conferma ciò che ha detto in quell'atto istruttorio, sì, che ha detto quest'oggi. Sì, sì, perché vi ripeto, si è parlato, si è discusso, comunque io ho potuto fare questa annotazione che quando ho ricevuto le cartoline, perché stavo all'asinare, comunque, non so perché ho associato questo fatto, sicuro nel mese di luglio, giugno avete detto, no? Giugno, ha detto giugno. A giugno. Non mi ricordo perché l'ho associato. Se l'ho associato perché in quel momento mi è venuto, sicuro mi è fatto venire in mente questa situazione, comunque. Sì, senta, poi un'altra circostanza che è questa. Lei è stato in condizioni di totale isolamento da quando? Me lo vuole ripetere? Dal 19 aprile dell'82, credo, l'82. 19 aprile. Mi hanno mandato totalmente isolato alla Sinà. E da allora, e allora oggi sono ancora più isolato di ieri, comunque. Ma è giusto così, pagherò per tutti. Senta, le chiedo questo, Cutolo. A lei, prego. Come mai non ha mai deciso di collaborare con la giustizia? Presidente, la domanda, no, che c'entra questa domanda con il nostro processo? Presidente, ma insomma... Senti, non è... Avvocato, non mi sembra... Avvocato, facciamolo... C'è una sensibilità morale diversa agli altri collaboratori. Avvocato Oliviero, ma... Possibile che lei debba, ogni volta che interviene, deve usare questo tono? Ho capito, presidente. Ma è una sceneggiata, cioè lei si sente costretto a... È più forte di me, tenere questo atteggiamento. Avvocato, possiamo rispondere, non ci sono problemi. Perché io non baratto la mia dignità. Perché io non baratto la mia dignità, nemmeno con la libertà. Non sono voluto andare in una villa nel 94 con mia moglie, dopo 40 anni di carcere, non lo farò mai, io non diventerò mai un giudice, comunque, anche se fanno di tutto per farmi diventare. Abbiamo finito con le domande. Ma ripeto, non baratto la mia dignità. I difensori hanno altre domande da sì, fare? Sì, Presidente, una che riguarda forse un lapsus suo, cioè quando lei ha chiesto a Cutolo che se Casillo avesse... riciclato con Calvi soldi della nuova camorra organizzata e della mafia. No, non ho chiesto questo, sì, no, ho chiesto se risultava che Calvi mafia, non ho parlato di Casillo, assolutamente. Ho detto se risultava, se aveva avuto notizia che Calvi avesse preso soldi, avesse riciclato denaro di organizzazioni criminali. Ha detto mafioso e camorrista. L'ho sentito, Presidente. Vabbè, sarà verbalizzato, no. Sarà comunque, trascritto. Quindi non era questa la mia intenzione. Siccome qua già l'ha dichiarato che soltanto soldi alla nuova camorra organizzata, allora io glielo chiedo espressamente. Casillo poteva, che lei sappia, poteva aver riciclato soldi della mafia, non della camorra. Casillo ha riciclato i soldi della mafia, non ho capito. È una domanda a me, se Casillo ha riciclato i soldi della mafia. Lo so che è sorpreso. Questa è la domanda. Sì. Ma non esiste proprio. Non ho altre domande. Che fa? Riciclavano nella NCO. Una sola, Presidente. È un po' assurdo. Che nasce dalla domanda che ha fatto il Pubblico Ministero, quindi penso di essere nei limiti. Cioè lei, il Pubblico Ministero, è tornato a chiederle sulle cartoline, eccetera. Ma con che frequenza... Le scriveva usualmente Casillo queste cartoline? Avvocato, due o tre volte al mese, ma sono tanti anni, non mi ricordo, ma due o tre volte al mese se di sicuro. Quindi se lei ha ricevuto... O quando mi doveva far sapere qualche cosa? Mi doveva far sapere qualche cosa? Nella contestazione del pubblico ministero si dice che lei avrebbe ricevuto quattro cartoline nel giugno 82.
quindi... Sì, non se l'ho detto, vi ripeto, ma può darsi di sì, ma comunque ne voglio precisare anche un altro fatto, che le cartoline non erano cartoline, diciamo, semplici così, forse non l'ho mai detto comunque, erano sempre cartoline messe in una busta, mi sono spiegato? In una busta di lettere comunque. Ecco, non erano cartoline semplici spedite così. Erano impostate con posta ordinaria, diciamo. In una busta, in una busta di lettere, anche se con poche parole o una cartolina intera scritta comunque. Però sempre, ecco, forse non mi sono mai ricordato di dirle, sempre in una busta. Comunque. Va bene, grazie. Non lo dico per farle trovare, comunque, che sarebbe interessante. Sì. Ci sono altre domande? C'è una domanda che... No, basta. A seguito del suo intervento, Presidente. Ma ho dato già la parola al Ministero, quello data ai difensori. Seguiamo il codice, per favore. Allora possiamo chiudere il collegamento con il signor Pugo. Facciamo entrare... Auguri. Grazie. Grazie a lei, auguri. Grazie, buongiorno.